Allora, signori, benvenuti, buongiorno. Intanto voglio ringraziare per... Si sente? Voglio ringraziare per la loro presenza la vicepresidente della provincia dell'Aquila, dottoressa Di Nino, l'assessore della provincia di Chieti, siamo in attesa anche del presidente che doveva iniziare l'ecotour, dove c'era l'inaugurazione dell'ecotour, quindi ha un attimo ovviamente di comprensibile e giusto ritardo, perché insomma sappiamo gli impegni istituzionali spesso sono ripetuti e concomitanti. È un piacere avere qui anche il presidente della provincia di Teramo, il dottor Catarra, e il presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa. Io credo che questa conferenza stampa segni uno spartiacque. Lo spartiacque è uno spartiacque di tipo culturale, non è uno spartiacque di tipo politico, non è nemmeno uno spartiacque di tipo contabile o finanziario, è uno spartiacque di tipo culturale. C'è la presa di coscienza riconosciuta da tutti sul fatto che oggi è quanto mai necessario che tutto ciò che si è evocato negli anni in merito alle pari opportunità di genere in particolare diventi un obiettivo dei decisori politici. E questo perché è assolutamente indispensabile colmare un gap che il nostro paese ha nei confronti del mondo occidentale in genere. Ovviamente mi riferisco al mondo occidentale, che ha lavorato molto sulle pari opportunità, non certamente il mondo islamico o mondi insomma che venivano definiti una volta come terzo mondo o come economie emergenti. Oggi non sono più né economie emergenti, ma sono emerse, ma sulle pari opportunità hanno un ritardo direi decisivo e incolmabile probabilmente nel breve termine. Noi invece abbiamo questa necessità e questo dovere. Tutte le questioni che potranno riguardare le pari opportunità di genere saranno oggetto dell'attenzione da parte dei vertici politici e istituzionali della regione Abruzzo. In parte qualcosa si sta già facendo in termini, diciamo così, di sporadiche attività che comunque non vengono messe a sistema. Mi riferisco alle attività che abbiamo preso come giunta regionale, e mi piace salutare anche il nostro assessore Federica Carpineta, che oggi è presente, in merito alla imprenditoria femminile, in merito anche agli interventi che possono essere, diciamo, di aiuto a facilitare la vita delle donne, sia quella familiare che quella professionale e imprenditoriale, che attengono agli investimenti o comunque alle strategie su azioni di welfare e che possono insomma essere utili a questo scopo. Mi riferisco anche alle ultime iniziative per quanto riguarda gli asili nido, insomma, che sono comunque una delle questioni fondamentali. Quindi, detto questo, io mi auguro che questo sia valutato come un momento, diciamo così, di cambiamento forte, culturale. Ci sarà un'altra strategia che ci sta già occupando, almeno a me, per quanto dal primo giorno del mio impegno politico, e che riguarderà le pari opportunità tra adulti e giovani. Oggi non ci sono pari opportunità tra adulti e giovani, e questo sarà un discorso che verrà affrontato in altra sede, ma che comunque già sta occupando la prima cosa per restituire quote di futuro e quote di speranza ai giovani ai quali abbiamo sottratto il futuro, è quello di lasciarli meno cambiali possibile, e quindi ridurre il nostro debito pubblico, perché loro possono avere delle chance che sono state le stesse che abbiamo avuto noi, la nostra generazione e la generazione che ci ha preceduto, che tra l'altro si traduceva in speranze, in ottimismo, in prospettive di un benessere maggiore della generazione precedente. Oggi i nostri giovani, uomini e donne giovani, sono per la prima volta nella storia dell'Italia con delle prospettive, diciamo, negative rispetto a quelle che invece hanno avuto tutte le altre generazioni precedenti. Detto questo, passo la parola alla consigliera di parità regionale, che è stata, diciamo, il propulsore di questo coinvolgimento sia della regione come consigliera di parità regionale, ma anche delle province, attraverso questa attività direi abbastanza infaticabile, da quello che mi sembra, per cercare di coinvolgere su queste tematiche tutti i decisori pubblici. Saluto le commissioni
delle pari opportunità provinciali che sono presenti. E mi auguro, insomma, che questo fatto possa essere apprezzato. Anche perché, come avrete cominciato a vedere, quello che si dice diventa quello che si fa. Ormai questa è l'etica della politica, dire le cose che si dicono e poi farle. In Abruzzo abbiamo dimostrato che le cose che abbiamo detto, almeno abbiamo tentato di farle. Alcune le abbiamo proprio fatte, altre stiamo ancora lavorando per farle. Passo la parola alla Presidente, alla Consigliere di Parità Regionale Marinelli. Buongiorno a tutti, sono veramente emozionata di questo incontro, in quanto è stato un percorso lungo che ha visto insieme lavorare le province già a partire da dicembre, quando abbiamo condiviso un progetto che è il progetto Maya, una casa per l'Abruzzo, e ricordo qui e saluto anche gli altri partner di questo progetto che sono il Centro Ananche, il Centro di Chieti Antiviolenza, i comuni. Quindi questo percorso è iniziato prima di tutto lavorando insieme, poi lavorando insieme si è capito che forse potevamo fare qualcosa di più con i discorsi che abbiamo fatto con il presidente Catara di Teramo, che è la persona che ovviamente sta promuovendo la carta di uguaglianza dell'AICRE, e quindi alla fine siamo arrivati alla possibilità di fare di mettere insieme questo patto per le pari opportunità in Abruzzo, che rappresenta un atto politico nella volontà e nell'attenzione che si vuole dare alle pari opportunità, intese come lotta ad ogni forma di discriminazione, a lotta agli stereotipi di genere. Con questo patto noi che cosa andiamo a fare? Abbiamo la possibilità praticamente di creare una rete sul territorio che ci dava la possibilità di agire più facilmente, visto che la difficoltà nel reperire le risorse è data anche e soprattutto dalla difficoltà di fare determinati progetti che abbiano un partenariato importante. Quindi vederci già così uniti, e uniti già, come ho detto, nel fare già altri progetti, ci dava la fattibilità, proprio la praticità di arrivare a qualcosa. E io vorrei dare subito la parola al presidente della provincia, Walter Catara. Cominciamo da questa parte.